Conferito a Valgoglio nel corso della mattinata di domenica 13 giugno, la cittadinanza benemerita i sacerdoti Donatilio e Giovanni Sarzilla, fratelli gemelli, che prossimo ottobre raggiungeranno il traguardo degli 82 anni, vissuti ancora con entusiasmo e vitalità nella piccola comunità della Valle. Però la gente, ci conosciamo un po' da anni, quindi quasi, quasi famiglia per famiglia ci conosciamo. Quindi non ho altro da aggiungere, speriamo di continuare ancora, perché 82 anni, insomma, se ce ne sono ancora di più, altro, però siamo pronti. Tutto in segreto, sì, si sapeva che c'era sotto qualcosa che lavorava, ma poi adesso è scoppiato tutto. Un giusto riconoscimento per il tanto che avete fatto. Sì, tanto. Abbiamo fatto quello che è possibile, perché le nostre forze oramai stanno declinando. A me, tornando indietro dagli anni passati, beh, qualcosa abbiamo fatto di più, cerchiamo. Ecco. Dopo la Santa Messa presieduta da Don Primo Moioli, alla quale hanno partecipato diversi sindaci del territorio, e al conferimento dei riconoscimenti, la moltitudine di persone convenute ha assistito all'inaugurazione dell'affresco situato sulla facciata dell'ex lavatoio, realizzato da Don Attilio, e la mostra antologica delle opere pittoriche dei due sacerdoti. In effetti dovevamo già darlo durante il compimento dell'80° compleanno 2 anni fa, quando abbiamo fatto il festone in parrocchia per il 55°. Poi dei motivi burocratici non ci avevano permesso di realizzare questa cosa in pienezza, anche se la giunta, anche quella precedente, era d'accordo a questa cosa, e allora abbiamo rimandato e niente, sì, effettivamente doveva essere il culmine del 55° di sacerdozio e dell'80° compleanno. Di per sé sì, è un po', è un, diciamo così, è un regalo ritardato, però è arrivato. La loro forza viene dimostrata sul territorio in anni e anni, l'attaccamento a questa terra, a questa gente, la loro grande fede traspare anche da questi colori. Colori caldi, dove l'umanità è rappresentata in tutte le sfaccettature e in tutte le colorazioni.